Sì, abbiamo colto l'occasione anche del 700° anniversario dalla morte dell'Alighieri per intrecciare, intessere il programma estivo anche con iniziative che appunto si collegassero alle celebrazioni per la scomparsa, per la morte di Dante, con iniziative che sono da una parte all'interno del cartellone del Ministero della Cultura sui festeggiamenti danteschi, dall'altra parte con una serie di iniziative che sono nel cartellone regionale Dante o Tosco. Si tratta prevalentemente di iniziative a ingresso gratuito, si va dall'attore Giorgio Colangeli che legge il purgatorio i sei canti del purgatorio di Dante, a Lella Costa all'interno della stagione teatrale su Dante e le donne, allo spettacolo commedia in una selva oscura all'interno del Terre d'Arezzo Music Festival, all'opera di Liszt sulla commedia di Dante e altre mille sfaccettature. Allora, il centro commerciale naturale si occupa soprattutto degli eventi che vengono fatti all'interno del centro storico e come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo organizzato il mercoledì di luglio, le aperture serali. Dunque, la prima serata è già passata e devo dire che è passata anche molto bene. Siamo in attesa del prossimo mercoledì con Degustando in Centro seconda edizione e quella forse più importante, ma non più importante comunque delle altre, è quella dell'esposizione delle opere del pittore Edoardo Casini. Quindi c'è questa grande collaborazione che noi abbiamo avuto con il Comune di San Giovanni, che ci ha aiutato a far crescere anche un nostro artista. Per noi è molto importante questa cosa qui. Sicuramente il concerto del 13 di luglio è una delle nostre, come si dice, dei nostri concerti di punta, perché abbiamo il quartetto del giovanissimo sassofonista toscano Giovanni Benvenuti, è uno dei più apprezzati musicisti jazz a livello italiano. Presenta in anteprima questo progetto nuovo che si chiama Paolina and the Android, che è un percorso di musica fatto fra testi letterari di diverso genere, quindi un concerto veramente unico nel suo genere. L'Accademia Musicale Valdarnese entra nel vivo del suo Valdarno Piano Festival, ormai giunto alla quinta edizione, quindi affermato, e avremo un duplice lato a seconda dei concerti: da una parte gli spazi dedicati ai giovani, mentre dall'altra ovviamente le formazioni consolidate e con un occhio di riguardo all'anniversario dedicato al nostro caro Dante Alighieri. Sì, a San Giovanni facciamo tre eventi, tutti molto importanti, di rilievo anche internazionale. Iniziamo il 23 luglio con il gruppo Compay Segundo, vengono direttamente da Cuba e continuano la tradizione del Bonavista Social Club, grande musica tradizionale cubana con tante influenze dal jazz al pop. Sarà un grande evento, penso. Poi il 3 agosto, finalmente una serata dedicata a Dante Alighieri, anche dentro all'interno di Oriente Occidente, l'attore romano Giorgio Colangeli reciterà i primi canti del Purgatorio dalla Divina Commedia, accompagnato dal chitarrista Tommaso Cunio. E poi il festival si concluderà il 30 agosto con il concerto di Wim Mertens. I nostri eventi sono due principalmente. Il primo è quello del 16 luglio in Piazza Masaccio con lo spettacolo Il Carnevale degli Animali, nella ricorrenza del centenario della morte di Camille Saint-Saëns, un grande compositore dell'Ottocento, e realizzeremo questo spettacolo con musica e recitazione, con l'Umbria Ensemble, un gruppo di 10 artisti. Mentre il secondo spettacolo è Commedia in una selva oscura dedicato a Dante Alighieri ed è previsto il 6 agosto, sempre a Piazza Masaccio, e anche questo sarà uno spettacolo che unisce la recitazione, la musica e le immagini.